Ora bentornati qui ai nostri amici dell'Aquila, ben tornata la nostra professoressa Loredana Pacifico, che è stata assessore alla cultura del nostro comune e che ha riportato, diciamo, alla conoscenza di tutti, alla consapevolezza di tutti i fatti di questo giorno da cui sono passati adesso 85 anni, 5 anni da quella lapide, 85 dal disastro. Io, prima di passare la parola alla professoressa e poi a tutti voi, ragionavo prima, stiamo per avere una manifestazione qui nel mese di novembre. Ci sarà un treno storico che le Ferrovie dello Stato hanno rimesso in funzione, che dalla stazione di Sulmona arriverà fino a Contigliano a metà novembre, una domenica di metà novembre, per ricelebrare questa linea ferroviaria, che è una delle più antiche d'Italia, tuttora in funzione. È una linea ferroviaria che ha delle particolarità anche costruttive che richiesero al loro tempo uno sforzo tecnologico notevole per i dislivelli, le pendenze, una serie di problematiche che affrontarono per farla e che fu fatta grazie ad un politico di Contigliano, che era senatore del Regno e sottosegretario di Stato, Luigi Solidati di Bursi, che ha ricordato in quell'altra lapide lì. E sarà l'occasione quella per ricordarlo. E pensavo che la linea ferroviaria è stata un'occasione di civiltà e di sviluppo per noi, per Contigliano, ma per tutte queste città che da Terni fino all'Aquila, fino a Sulmona, sono allineate lungo questa strada ferrata. Un'occasione di civiltà e, come spesso accade purtroppo, anche un'occasione di morte per qualcuno che non ha avuto fortuna nel suo viaggio. Noi oggi ricordiamo questi che non sono stati fortunati purtroppo e che qui hanno legato il loro nome, la loro vita a questo posto, purtroppo in maniera infausta. Li ricordiamo e li facciamo in questo modo, in qualche modo, presenti. Chi muore giovane in questo modo, secondo me, resta giovane, resta assieme ai giovani. Noi ricordiamo questo evento, questo sacrificio, la loro vita spezzata e la speranza che qualcuno, come voi fate con molto amore, secondo me, in maniera assolutamente meritoria, tiene in vita questo ricordo e tiene in qualche modo in vita loro. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui. Grazie, Professoressa. grazie. Anche io voglio ringraziare i rappresentanti dell'Aquila Calcio, in un certo senso, no? Della tifoseria dell'Aquila Calcio, per questo, diciamo, costante ricordo di un episodio infausto, come ricordava il nostro sindaco. Però il fatto che ci rincontriamo ogni anno per me è diventata una consuetudine, diciamo, piacevole, che segna anche un legame tra due comunità, tra due popolazioni, diciamo, vicine, contigue e legate per molti versi da fatti storici e, insomma, di cultura rilevanti. Per me l'Aquila mi è nel cuore, anche perché sono di origine aquilana e quindi questo incontro mi è particolarmente gradito. Vi ringrazio quindi per essere venuti vi invito a continuare questa ormai consuetudine e tradizione. Grazie. Grazie, grazie. Dico Vai, due vai, parole, vai, grazie al sindaco, grazie anche alla professoressa. Ovviamente siamo molto felici e onorati della vostra presenza e quindi proprio della presenza anche istituzionale del Comune di Contigliano. Noi ormai da diversi anni che veniamo qui tutti i 3 ottobre per ricordare appunto questo incidente che in realtà non coinvolse solo l'Aquila Calcio, perché appunto questo scontro tra la Littorina che andava in direzione Terni e vagone postale che probabilmente appunto era partito dalla stazione di Contigliano, quindi lo scontro avvenne un po' più avanti, proprio qui nelle vicinanze della stazione, e provocò in realtà almeno 18 vittime, che comprendevano appunto anche molti abitanti della zona, e tra queste vittime ci fu anche l'allenatore dell'allora l'Aquila Calcio, che, come recita anche la lapide, militava in Serie B, quindi era diretta a Verona per la partita di calcio, era Attilio Buratti, e molti giocatori rimasero feriti, alcuni di loro non tornarono più a giocare, e quindi questo segnò sia in qualche modo un'interruzione di quel percorso di quella squadra, perché poi lo stesso anno, viste le difficoltà che furono incontrate, l'Aquila retrocesse e da lì non è mai più tornata,
nel campionato che ha detto, ma ripeto, fu una tragedia, un incidente che coinvolse in qualche modo proprio tutto il territorio. Tutto il territorio, e come dicevo, questo territorio vasto che va dall'Aquila fino a Terni, perché poi se si va a vedere le vittime provenivano appunto da Rieti, da Pontigliano, qualcuno dall'Aquila, c'era da Greccio, quindi e per cui è importante storicamente ricordare. Noi lo facevamo prima appunto con l'associazione dell'Aquila Me, che poi per varie vicissitudini è stata sciolta, adesso è stato creato questo nuovo club appunto Fonte Aquilano, ma intendiamo portare avanti comunque questo ricordo, perché è un ricordo che appunto è legato sia alla storia della nostra squadra di calcio, ma alla storia della città e del territorio in generale. Quindi di questo ancora vi ringraziamo per la vostra presenza. Ecco, vogliamo appoggiarlo, vogliamo. Metto sotto, proprio sotto. Mette qua. Allora, mettiamolo sulla panchina, non lo fai sotto la lapide. Thank you.